Prosegue l'iter per garantire la piena funzionalità in provincia di Brindisi in vista del prossimo G7 che si disputerà a Fasano, precisamente a Borgo Egnazia, dal 13 al 15 giugno. In linea con le linee programmatiche del governo, la Regione Puglia intende ammodernare la rete stradale e le infrastrutture per un migliore svolgimento dell'evento politico internazionale che avrà come tema il comparto industriale e non solo. Il governatore di Puglia Michele Emiliano ha approvato dunque l'applicazione della procedura negoziata per consentire il rapido avvio dei lavori e all'autorizzazione della spesa di complessivi 18 milioni di euro, di cui 10 milioni per interventi sulla rete stradale statale e 7 milioni per altri interventi infrastrutturali. Il decreto-legge prevede infatti importanti investimenti sulla rete stradale ANAS, provinciale e comunale, di cui beneficeranno tutti i cittadini. Inoltre, Emiliano ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini di voler rendere disponibile l'ulteriore copertura finanziaria di 10 milioni di euro per la realizzazione di interventi di adeguamento dei livelli di sicurezza negli aeroporti di Bari, Brindisi e Grottaglia. Tali interventi rimarrebbero nell'ambito della dotazione infrastrutturale degli aeroporti, in coerenza con il principio della salvaguardia degli investimenti pubblici e della valorizzazione del patrimonio dello Stato, demanio aeronautico. Tutte opere che alla fine renderanno il territorio più funzionale. Il G7 è un appuntamento che vedrà recarsi in Valle d'Itria i leader dei maggiori paesi industrializzati per un confronto relativo alle tensioni sulle questioni geopolitiche, ma anche sulla crisi climatica. Per questo motivo resta anche di principale rilievo il punto sulla sicurezza, tanto che tempo fa il sindacato di polizia SIAP ha chiesto di rimpinguare l'attuale corpo degli agenti della Questura di Brindisi di altre 50 unità, al fine appunto di fronteggiare al meglio l'importante evento internazionale.